grazie Maria. Ivana, stamattina si è parlato, sono stati fatti molti riferimenti al caregiver familiare e tu sei la coordinatrice di un gruppo di lavoro nell'ambito della Conferenza Nazionale di Consenso delle Associazioni. Alcuni riferimenti cruciali, alcune piste fondamentali su cui state lavorando? Allora, innanzitutto io devo dire che sono... Innanzitutto devo dire che quello che ha detto prima Chiarini e il dottor Alessandro è condiviso in pieno, perché io faccio appunto una piccola premessa: io sono un caregiver da 31 anni, ma non di uno stato vegetativo, ma di una ragazza che comunque si è ripresa e continua la sua vita, ma che ha bisogno comunque tutti i giorni di essere seguita, perché diciamo, nel suo trauma purtroppo lei non ha campo visivo, vede solo 1 centimetro e quindi né fuori sola né alcune cose in casa non, per la vita quotidiana non le possiamo fare. Quindi io mi ritengo un caregiver che ha dovuto lasciare il lavoro, si è reinventata altre cose e comunque oggi, ancora oggi, faccio questo e non ho niente, come diceva prima Iarini, la legge che cosa riconosce a caregiver? Niente, perché io non ho pensione, non ho niente e quindi di conseguenza sono una parte anonima. E qui ci siamo tanti di queste cose. Quello che lui diceva lo voglio riprendere, perché un caregiver familiare è diverso da una badante. La badante è una cosa e il caregiver è un'altra. L'altro aspetto è che, come dire, la stessa cosa che ha detto il volontariato. Io faccio anche questo da 22 anni, sono presidente di questa associazione, faccio volontariato, ma sono due cose separate, non sono insieme. Quindi, quello che noi vorremmo affrontare, io credo, e nella conferenza di consenso, io vi ho messo giù alcuni punti, ma lo riprenderemo, è che questa legge, o questo che è uscito, diciamo, ieri, l'altro, quella cosa, chiamiamola così, un po' diversa da quello che poi in realtà è la vera legge sul caregiver, vanno rivista. Affronteremo quelle che sono veramente le problematiche e metteremo dentro appunto anche, non solo, perché si associa sempre e solo, come dicevo prima, il caregiver alla parte stato vegetativo. Secondo me anche questa cosa va rivista, perché non c'è solo quelle stati vegetativi in cui la famiglia deve comunque essere un caregiver, perché comunque c'è sempre lo stesso bisogno, perché io mia figlia a casa sola non la posso lasciare o trovo una sistemazione appunto, oppure la dobbiamo seguire. Quindi questi sono, credo, i punti. L'altro che mi preme, che ho messo e mi preme anche un po' sottolineare, è che nessuno considera il nostro stress. Nessuno considera le nostre esigenze. Io alle famiglie glielo dico: ritagliatevi un posto per voi, no? Ritagliatevi un momento di vita. Poi a volte mi guardano, sembra che dica chissà che cosa di strano, ma questa è la realtà. Se noi stiamo bene, io ho sempre detto, staranno bene anche loro. O forse era questo che io tanti anni fa mi sono detta. Forse se io riesco a trasmettergli questa voglia di vivere, e che poi insomma mia figlia oggi ce l'ha più di me, nonostante le sue difficoltà, io dico questo è importante. Quindi metteremo giù alcuni punti che speriamo e poi possono portare a frutto, perché io credo molto in queste conferenze, in quello che è, visto che è una cosa diversa, ma quelle che abbiamo fatto, no? Le conferenze più cliniche, hanno comunque portato le strutture ad adeguarsi ad un percorso che è stato stabilito. E quindi non solo dai medici, ma anche con le associazioni che poi sono comunque le famiglie. Quindi io credo che questi saranno i punti che noi affronteremo. Bene, grazie Ivana. Francesca Grandi. La nostra associazione di Bari è da tempo impegnata nella costruzione di un centro di risveglio. A che punto è il lavoro?
Sicuramente è una buona notizia perché diciamo che nei primi mesi del prossimo anno sarà pronto il primo reparto, quindi verranno consegnate, diciamo, verrà consegnato il primo reparto, poi ci sarà il secondo da costruire pian piano. E niente, quindi questa è una buona notizia. Poi non so se forse dovrebbe esserci un'immagine, no? Ah, non lo so, forse lui. No, volevo far vedere una foto del cantiere, proprio di questo, se è possibile, se no. Vabbè, se no è lo stesso, ve lo divelicito. Allora, nella foto c'era appunto il cantiere di questo centro e in questa foto vi erano la vicepresidente Maria Teresa Angelillo, la presidente Domenica Uva, il direttore dell'ASL, il dottor Sangue Dolce, e l'ingegner Tinelli, che è il direttore dei lavori. E, insomma, erano nella foto, ma li abbiamo citati. Anzi, posso citare anche che prima ho dimenticato di citare un'altra persona importante, è il professor Fiore, che fa parte del tavolo di cui ho parlato prima. Benissimo. Quando si trova lì, tanto procediamo, Francesco Napolitano. Allora, vengono da più parti evidenziate le difficoltà, le carenze terapeutiche e riabilitative in riferimento al percorso delle gravi cerebrolesioni acquisite, nel convincimento che nel tempo non sarebbero più possibili ulteriori progressi, ulteriori miglioramenti. In questo riferimento quale può essere il ruolo delle associazioni? Cosa possono fare le associazioni? Se prima sono stato un po' accorato nel constatare che nascono meno bambini down perché si sopprimono prima e nell'essere vicino a situazioni di estremità, qui invece io sono più risoluto. Allora, nel prendere e fare tesoro di tutto quello che stamattina hanno detto anche i clinici su questa possibilità di continuità nel tempo e quindi queste possibilità che le persone che hanno subito questi eventi di danni cerebrali o traumatici o vascolari, soprattutto i primi, hanno, allora qui sono risoluto nel dire e nell'affermare come testimonianza sul campo che queste persone vanno accompagnate a vita. Questa è una cosa fondamentale. Sono felicemente stupito di come sta funzionando da 7 anni il centro Adelphi, che è un centro che noi abbiamo realizzato insieme alla ASL, naturalmente, un centro diurno, dal mattino alle 9 alle 5, persone che sono fuori lo stato di minima responsività, ma che non hanno autosufficienza. Allora io queste persone le porto con i pulmini lì, dalla mattina alla sera, hanno la loro storia, il loro insieme. Chi non ce la fa comincia piano piano a riottenere l'equilibrio, chi non mangiava prima piano piano ricomincia a deglutire, ogni giorno dobbiamo dire al catering 25 pasti diversi perché ciascuno ha le proprie esigenze, si fa teatro insieme, chi non parla lo fa a mimi, si fa giardinaggio e abbiamo fatto le sedie che sotto le aiole vanno e con i guanti riescono nella terra a metterci i semi, vedono le piante uscire, si fa il kitchen training dopo, cioè si vedono queste mani impastate di farina, di uova, di tutto questo ben di Dio e qualcosa esce fuori, c'è la piscina, ci sono due palestre, ci sta il locomat e tutto, io 6, 7, 8, 9 mesi, un anno, le abbiamo lì, crescono, li vediamo crescere, e poi io devo prenderne anche altri. C'è un turnover, tornano a casa dopo 5 mesi, Francesco, è ritornato un po' indietro. Che devo fare? Che posso fare? L'assistenza a casa sì, ma ricomincia con due fisioterapie di 45 minuti a settimana, è un'infermiera che magari accudisce qualche cosa e poi non c'è. Gli posso mandare un mio terapista per un'altra ora alla settimana, lì, ma è difficile, non è come casa Irite che dico prendo un fisioterapista, li fa tutti e 7 insieme, c'è un sollevatore, mi serve per 7, è meraviglioso. È lì, Roma è un po' grandina,
so, sarà come due o tre province qui, quindi da una parte all'altra sono 50-60 chilometri. Allora questo sono risoluto. Diciamo che la sinergia che noi dobbiamo creare in maniera precisa è fra istituzioni e associazioni, questa è la domanda, no profit, perché questo sistema sanitario si metta bene in mente con risolutezza che queste persone sono così a vita. Ma voi lo immaginate una persona, purtroppo, con danni midollari, che io la seguo per 6 mesi, 1 anno e poi basta? Evidentemente no. Allora non è che perché io sono uscito fuori dallo stato di non consapevolezza, dico mi occupo di te per altri 5-6 mesi e poi basta. Sono persone che rimangono con queste non autosufficienze, ma che possono progredire a vita. Allora, nel capitolo di bilancio dello Stato relativo alle gravi disabilità non può non esserci una voce che si riferisce a questo. Abbiamo anche cominciato con alcuni altri sottosegretari, c'è nel libro bianco, c'è nella conferenza Stato-Regioni, tutto questo l'abbiamo fatto, ma un conto al tavolino e un conto, come al solito, ragazzi e ragazze, il conto è la testimonianza sul campo. E lì è, queste persone sono felici, lasciamo perdere la memoria, in questo centro c'è anche mio figlio, torna a casa la sera, come è andata oggi? La memoria è assolutamente inesistente. Allora è straordinario cercare di vivere insieme a queste persone. Immaginatelo, ragazzi, voi la sera andate a letto e non vi ricordate assolutamente quello che avete fatto durante il giorno. Pensateci, ogni giorno è una vita nuova, ogni giorno è qualcosa da ricominciare. È particolarissimo, vivendo una persona, o tante, perché in percentuale l'assenza o scarsa memoria è un qualcosa di simile a tutte queste situazioni di danni cerebrali. Ecco, in tutto questo non possiamo contare sul fatto che si scordano e quindi loro non chiedono, perché non lo sanno. Anzi, non lo sanno, è che, aggiungendo i 30 secondi di un fatto quasi clinico, che tutto sommato lo dico sorridendo, ma è bello, queste persone avrebbero degli atteggiamenti depressivi sbalorditivi se potessero essere o se fossero consapevoli perfettamente dell'ora della situazione. Figuratevi io quante volte me lo sono chiesto, ogni sera che porto e sollevo il video e lo metto a letto. Bene, c'è un termine che si chiama anosognosia, questa cosa così curiosa, che vuol dire che non hanno la consapevolezza esatta di quello che loro hanno. Quindi magari non cammino domani, non parlo domani, parlo. Sì, oggi è così, ma io, ma perché sono persone che per tanti anni hanno vissuto nella maniera più normale del mondo, e per un evento così, in un attimo, ma tutto il background c'è tutto. Allora, queste persone hanno bisogno di un'assistenza a vita, e per quelli che riescono anche ad avere più progressi, naturalmente accompagnarli in un'attività di reinserimento sociale, riadattamento e, perché no, qualche minimo di attività pseudolavorativa. Questo lo dico con una risolutezza che alcuni anche enti istituzionali, politici e sottosegretari mi hanno visto, cioè tranquillità sotto alcuni profili, risolutezza sotto altri. Maria, il 7 ottobre si terrà la 21ª giornata dei risvegli, anche la giornata europea che la tua organizzazione sta preparando. Alcuni punti del programma, alcuni momenti fondamentali del programma ci puoi anticipare? Sì, prima di tutto diciamo quello che ci stiamo dicendo fra noi oggi, interessantissimo, un centinaio di persone, con le giornate nazionali dei risvegli, poi c'è la giornata dei traumi cranici, c'è la giornata degli stati vegetativi, vengono fatti a livello nazionale varie giornate, la nostra per esempio è la 21ª, per andare fuori, quindi per divulgare, per far incontrare la città, le istituzioni, con quelle che sono le nostre problematiche, ma anche i nostri impegni, quindi visualizzando anche quelli che sono proprio le nostre buone pratiche in questo campo.
Quindi direi che se anche poi la stampa, i mezzi di informazione ci aiutano a comunicare, come diceva la bella spiga prima, bene e in maniera coerente quello che facciamo, riusciamo insieme a fare questa apertura verso la comunità. Nella ventunesima giornata dei risvegli avremo dei momenti di tipo un pochino più culturali, perché avremo una mostra fotografica sul lavoro teatrale che è stato portato a compimento l'anno scorso, ma quest'anno è ancora in tournée, che è l'Amleto, allestito dalla compagnia, dal laboratorio teatrale Dopo di Nuovo, e questa mostra di fotografie viene accompagnata poi da due serate, due repliche presso uno dei teatri di Bologna, dello stesso spettacolo che appunto l'anno scorso uscì in prima nazionale e che poi dovrebbe andare anche in tournée all'estero in Spagna entro ottobre. Poi abbiamo e un altro momento sempre di tipo culturale è la prima nazionale invece del lavoro che sta mettendo su la compagnia degli Amici di Luca, sempre in un teatro bolognese, attraverso lo spettacolo Ovvero Io. Questi momenti sono fortemente importanti per incontrare la gente, la cittadinanza, coloro che frequentano i teatri e che abbiamo visto con ormai lunga esperienza, vivono momenti fortemente, emotivamente, credo come anche a Roma, con le vostre esperienze teatrali, no? Quando si esce poi a contatto con la gente, come dice Alessandro Bergonzoni, i non coinvolti, che comunque ricevono una bella scossa da questo tipo di testimonianze, quindi è un modo anche quello di comunicare. Poi saremo proprio invece nella città il 6 di ottobre, perché saremo in via Rizzoli a Bologna tutta la mattina fino alle 3 del pomeriggio. Faremo anche una camminata, perché abbiamo, e lo voglio anche condividere molto con tutti voi, questo senso di camminare insieme. Qui a organizzare oggi è Insieme per Cristina. Noi promuoviamo per il secondo anno consecutivo il camminare insieme, e cito questo proverbio africano: chi vuole arrivare primo corre da solo, chi vuole andare lontano, se vogliamo andare lontano, camminiamo insieme. Quindi scegliamo, magari appunto speriamo tutti, di camminare insieme, è una gran bella cosa, a me mi ha molto aiutato anche a superare la mia perdita e il mio lutto, questo camminare insieme. La giornata clou, il 7 ottobre, che noi, come non so, forse alcuni non sanno, è il 7 ottobre perché quel giorno Luca fu dato per risvegliato nel 97, naturalmente lui magari riusciva già a capire alcune cose, anche se i dati clinici non lo dicevano, ma mosse una mano e con quella mano, indicando delle lettere, fece capire che capiva tutto. Quindi 7 ottobre, giornata dei risvegli. I risvegli per noi, degli Amici di Luca, non è solo il risveglio di chi è in coma, ma sono i risvegli al plurale, i risvegli delle nostre capacità, delle nostre idee, delle nostre volontà, del nostro entusiasmo anche, diciamocelo, per Ivan. Ecco. Risveglia plurale, saremo alla Casa dei Risvegli quella mattina, perché per tradizione ci vogliono là, ci ospitano le famiglie che vivono là, e nel nostro parco, non è mai piovuto, alla fine viene sempre il sole, anche quando ci sono le nuvole al mattino, lanceremo dei palloncini verso il cielo con dei messaggi, sono dei messaggi di forza, di energia, di amicizia, sono parole che abbiamo detto. Ci saranno messaggi per tutti, li manderemo su a Cristina, a Luca, a tutti quelli che sono su, ma li manderemo nel cielo, e soprattutto farà molto bene a noi ancora una volta guardare lassù in alto, guardare il cielo e pensare che noi nel 2000 un palloncino cade nella foresta nera col suo messaggio. Quindi da allora abbiamo sempre lanciato molto convinti dei palloncini verso il cielo, perché forse qualcuno va lontano, e se non va lontano il palloncino andiamo comunque lontano noi, con i nostri amici Cristina, Luca, Giulia e tanti tanti altri che potrei nominare. Da noi ne sono passati 370 alla Casa dei Veli e oltre forse. Grazie a tutti davvero, anche per la pazienza. Grazie a me. Chiudiamo questo scambio con Ivana, mi raccomando, due minuti, non di più. Riflessione sulla 112, sulla legge Dopo di Noi,
che dopo alcuni anni sta evidenziando delle grosse, gravi lacune, soprattutto in relazione al fatto che non risulta una legge per tutti. Infatti, questa, diciamo, era un po' la domanda che doveva rispondere il nostro presidente Paolo Foca, e mi ha chiesto comunque di presentarla un attimino, perché la legge 112, che è per alcuni aspetti una buona legge, ma non tiene conto appunto di quelle che sono le problematiche delle gravi cerebrolesioni. Questo perché? Perché parliamo sempre di invalidità al 100%, comma 3, cioè situazione di gravità. Una grave cerebrolesione che cammina ma che ha dei disturbi cognitivi o comportamentali non rientra in queste patologie, quindi non può fare, non può aderire, diciamo, a quella che è la legge, a tutti quelli, anche i benefici di uscita dalla situazione familiare, perché poi in definitiva la legge parla di questo, cioè in cui io posso andare a vivere da solo, aiutato ovviamente dai servizi e da tutto il resto. Quindi io credo che questa dovrebbe, non so se raccogliamola come anche sfida, l'abbiamo già fatto, abbiamo deciso di mettere in campo ancora di più delle nostre azioni insieme comunque anche ai clinici, perché guardate, la maggioranza delle gravi cerebrolesioni ha un'invalidità che va dal 35 al 69, chi ha qualcosa in più arriva al 79, ma non arrivano oltre questa invalidità. Quindi questa è una cosa che credo dovremo affrontare anche tutti insieme, ecco, insomma, per dire, perché a volte si parla di leggi e sembra che tutti ci sono dentro, non è così, questo è un po' quello che io volevo dire. Grazie. Bene, grazie. Grazie a Francesca, Francesco, Maria e Ivana. Dobbiamo chiudere.